da qui partono un po' di segnali in aggiunta alle tracce che insieme alle parti che i musicisti suonano, quindi effettistica più che altro, o qualche cosa magari registrata in studio che serve per avere un po' più di suono durante lo show. E insieme a queste tracce gira il time code che lancio sempre io, che sincronizza audio, luci, video e in questo caso anche effetti speciali. C'è la Super FX che si occupa degli effetti speciali. Setup molto semplice, credo, basato su Mac, Pro Tools, ci sono macchina main e macchina spare, due interfacce WizMadi, uno switch BLDS di Dotec che serve per fare macchina A e macchina B in caso di necessità, e da qui usciamo e andiamo a finire in un convertitore RMF Aerofish che non vedete qui perché è a 15 metri da qua, sta qui sotto, che converte da MADI in analogico. Lo posso controllare via Dante da un terzo computer per avere il monitoring di quello che come si comporta l'interfaccia. E niente, questo è. Praticamente le tracce sono su Mac, tutte su Mac. Le tracce in questo momento sono Mac, ci sono due mini Mac in rack e sono sincronizzati, quindi quando parte la prima parte anche la seconda, e via Ethernet e niente, se dovesse succedere, fino adesso non è mai accaduto che il main ha qualche problema, switchiamo direttamente sulla macchina B per continuare la serata con tranquillità o avere possibilità di avviare la macchina. Fino adesso non è mai successo, speriamo non accada, e di solito non accade. Questo è, diciamo, possibilità di avere anche io ho configurato la macchina perché è successo di avere anche la richiesta di avere del MIDI, cioè la possibilità di mandare dei cambi di programma per gli outboard delle tastiere e c'è sempre uno switch con una patch per MIDI che switcha sempre in automatico tramite il BLDS, switch anche A e B, e infatti questo è l'A, questo è il B e cambia anche sia l'audio che il MIDI. Ho un mondo di clock a parte per conto mio, quindi sono cloccato per conto mio perché siamo andati in analogico. E questo è tutto. Grazie. Grazie mille.